Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi video sui prodotti finiti del mese di gennaio. Vi faccio vedere le cose che vi faccio vedere spesso, mettiamola così, e poi vi faccio vedere le novità. Ho smaltito anche abbastanza make-up questo mese. Allora, ho terminato una confezione di veline, di fazzolettini. Queste qua sono della Tempo by Moschino, ottimi, acquistati da Acquasapone o Tigotale, se non mi ricordo più, a 0,99 centesimi, ottimi, non si sfasano, li compro, li ricompro. Poi, terminata la solita confezione di Salva Slip della Carefree, questi sono all'aloe, 28 più 4, questi li acquisto appunto da Acquasapone, all'incirca sui 2 euro qualcosa, mi ci trovo bene, quindi li vedete quasi tutti i mesi, se non tutti. Poi vabbè, ho terminato la mia solita confezione di assorbenti, queste sono della linea petalo blu, sì, notte 10, con ali, c'è sito migliore contro il rischio di irritazioni, infatti non irritano, la lasciano bella asciutta, diciamo, sono ottimi, scusate, li compro e li ricompro, mi ci trovo bene, li potete acquistare da Acquasapone a 2,15 euro, 1,98 euro, dipende se sono in offerta o meno. Poi ho terminato il dentifricio di AZ 3D White, Ultra White, denti più bianchi davanti e dietro negli spazi visibili tra i denti, rimuove fino all'80% delle macchie superficiali in 2 settimane, ottimo, l'avevo già terminato, l'ho riacquistato, lascia la pelle, la pelle, lascia la bocca bella fresca, si vede l'effetto white perché i denti sono più bianchi, lo compro e ricompro, questo mi ci trovo bene. Poi ho terminato il colluttorio della pasta del Capitano, Whiting, sì, Whiting, denti, per denti sensibili, lascia la pelle, beh, la pelle, ce l'ho su questa pelle oggi, lascia la bocca bella fresca, io mi ci trovo bene, lo compro e lo ricompro, lo acquisto da Acquasapone, Tigotà, Risparmio Casa, un po' ovunque. Lo potete trovare a 1,60 euro, 1,70 euro, ottimo come colluttorio. Poi ho terminato i dischetti di Acquasapone, questi sono 50 maxi dischetti leva trucco con Double Fast, questi qua, questi me li aveva invece dati in omaggio con un acquisto di Acquasapone. Io li compro e li ricompro anche, non sono in omaggio, quindi li acquisto proprio, non si sfaldano, lasciano pelucchi, non irritano la pelle, mi ci trovo bene. Poi ho terminato una confezione sempre della marca Acquasapone di Cotton Fioc, 100 stick cotonati, 100% cotoni, biodegradabili, ottimi. Vanno bene, fanno il loro dovere. Poi ho terminato una confezione di salviettine intime, questa volta della marca Chili con antibatterico, Chili Pocket, gettabili nel WC, ottime, lasciano l'asotto bello fresco, non irritano, almeno a me non irritano, le avevo acquistate in offerta da Acquasapone a 1,40 euro, se non ricordo male, 1,30 euro. Poi ho terminato anche le 1000 usi della marca Speedy Care, 1000 usi rinfrescanti al tè verde, senza alcol, senza pega, senza parabeni, 15 salviettine. Io le compro e ricompro da Acquasapone, le potete trovare a 0,85 centesimi, ottime. Sono belle imbevute, quindi le compro e le compro, ne ho anche 2 confezioni di scorta, quindi sciambola. Poi ho terminato un bagno doccia coccoloso a profumo di cioccolato di Bottega Verde, questo
A me arriva a casa il catalogo, alcune volte ci sono le spese di spedizione gratis, quindi decido di acquistare. Il profumo, sa di cioccolato, però sulla pelle non rimaneva il profumo di cioccolato. Ha una consistenza gelosa, non fa tantissima schiuma, non idrata, idrata pochissimo la pelle. Se proprio sono a corto di bagno doccia, arriva a casa il catalogo, lo vedo lì che è in offerta a 2 euro così, potrei anche riacquistarlo perché sono 250 ml di prodotto. Se no, no, preferisco altri bagno doccia tipo quello della Dove. Come ben sapete, ho terminato il deodorante sempre di Dove. Questo qua. Il Go Fresh alla pera, 0% alcol, antitraspirante, 48 ore, buono, una buona profumazione delicata di pera, appunto, dolciastra, lasciava un po' di alone, perché come sapete questi qua in stick lasciano un po' l'alone, potrei anche riacquistarlo, magari il suo fratellino spray, ecco. Poi ho terminato un sapone liquido. Questo è il sapone liquido idratante della Coop. Questo. Buono. Mi ci sono trovata veramente buono. Non secca le mani, le idrata. Profumazione delicata. Questo è con glicerina naturale. Ottimo. Appunto, ho acquistato la Coop. Poi ho terminato una confezione. Una confezione. Ho terminato lo scrub corpo allo zucchero di canna della BioPoint Body Care. Questo è Nickel Test senza parabeni, oli minerali, alcol e coloranti. Questa mini size l'avevo trovata nel giornale. C'era questa allo zucchero di canna e un altro all'olio d'oliva, se non mi ricordo male. C'è scritto azione sfogliante, nutriente addolcente, appunto, con zucchero di canna, polveri di guscio di mandorle, burro di karité e olio di sesamo. Profumazione delicata, dolciastra, scrabbava bene, aveva dei bei granuli. L'unica cosa, era un po' oleoso, un po' oleoso, lasciava la pelle tipo come se andavate a mettere un olio sulla pelle, ecco. Quindi piaciuto, ma non al 100%. Poi ho terminato il profumo a forma di scarpetta, purtroppo. Questo mi era stato regalato dalla mia amica Jessica. A un compleanno, buonissimo, buono buono, durava tutta la giornata, si sentiva, non andava a svanire, ottimo come profumo. Questo è di Laurel Sexy Show, mi sembra, perché è andato via. Ottimo come profumo, ve l'avevo fatto appunto vedere nel mio video dei profumi, buono buono buono. Poi ho terminato un po' di maschere, poi passiamo al make-up, i campioncini e mi ha finito. Detto così, allora, ho terminato la maschera di Primark, acquistata a 1 euro, come potete leggere. Questa è la Deep Cleansing Bubble Mask, era quella con le microbolle al mirtillo. Buona come mascherina. Faceva le bolle, è abbastanza idratante. Per tutti i giorni, secondo me, come mascherina va anche bene. Poi ho terminato, mi sono anche scritta gli appunti questo mese. Questa è di Montan Jeunesse. Se mi seguite su Instagram, qualche mascherina l'avete anche già vista su Instagram, ve ne ho anche già parlato. Questa è la Did See Mud. Sì, alla lavanda e sali del Mar Morto, appunto, aveva una consistenza, una maschera texture bella compatta, color azzurro, si seccava sulla pelle,
Purificante, idratante, pelle liscia, non secca. Ho scritto nei miei appunti. Buona, l'avevo acquistata su Amazon con altre mascherine io. La potete trovare da UVS, da Tigotà, 1,99 euro. Non costano tanto queste mascherine. Non sono testate su animali. Sono 20 grammi. Ci ho fatto 2-3 applicazioni. Bella purificante, vi lasciava la pelle. Sentivate proprio la purificazione dopo essere, cioè quando andavate a toglierla, la maschera, proprio lasciava un bell'effetto sulla pelle. Poi ho terminato questa di Nivea, maschera antistress. Questa erano 2 monodosi, le avevo trovate nel cassetto. Aveva una texture verdina, cremosa. Questa non andava a seccarsi. Io l'ho provata a lasciare su anche, qua c'è scritto 10 minuti, ma anche 15-20 minuti, ma non si seccava. Infatti c'è scritto rimuovere i residui con una velina e risciacquare con acqua tiepida. Io risciacquavo semplicemente la pelle. Questa ho scritto consistenza cremosa, non si seccava però, bella idratante, e rendeva la pelle bella morbida. Secondo me forse è più adatta per chi ha la pelle normale, secca, ecco, non ha tante imperfezioni. Però buona come mascherina, potrei anche acquistarla, magari qualche volta, adesso ne ho altre antistress, però potrei anche acquistarla. Poi appunto, vi stavo dicendo, se mi seguite su Instagram, ho terminato questa, la Hydra Bomb. Appunto, è la Garnier Skin Active Hydra Bomb, maschera in tessuto. Questa è pelli da dissetare, maschera super idratante energizzante. Questa è al melograno, sì. Buona, il tessuto bello imbevuto, bello pieno di prodotto, ha idratato bene la pelle. Io l'ho fatta dopo i 10 giorni che sono stata malata, quindi avevo la pelle un po' rinsecchita, ecco. Idrata la pelle, la rende bella morbida, è ottima. Questa la potete trovare all'OVS, mi dicono, io non l'ho mai trovata però all'OVS, da Tigotà, da Acquasapone. Se volete in questo periodo, se non ricordo male, ci sono queste mascherine scontate da Tigotà a 1,70 euro, infatti. Ho preso quella purificante e ho anche quella lentiva, quella rosa da provare. Però quella lentiva, boh, io ho una pelle mista grassa, non lo so quanto possa. La proverò perché l'avevo comprata. Avevo deciso di comprarla e quindi la proverò. Passiamo al make-up che l'ho messo in questa bustina così non va in giro. Terminato. Ok, senza fare danni, Giulia, di questo mese. E ho terminato la mia amatissima cipria di Catrice, che vi ho messo anche nel mio ultimo video dei prodotti preferiti del 2017. Se non l'avete ancora visto, magari ve lo lascio qua sopra nelle schede. E in particolare questa di Catrice, è l'All Matte Plus. 24, no, 12 ore. Io ho la colorazione 015 Natural Beige, la compro e la ricompro, ottima, è davvero matte, non fa andare il correttore nelle pieghe, non costa tantissimo, costa all'incirca sui 3 euro, 2,98 euro, 3,98 euro, adesso non mi ricordo bene. Ottima, è davvero matte, se avete la pelle mista e grassa ve la consiglio. Poi vabbè, purtroppo devo cestinare la spugnetta, questa l'avevo presa in un kit, però si sta rompendo, non so se riuscite a vedere, quindi ho deciso di cestinarla. Ho terminato una matita occhi di Kiko, viola, proprio finita, arrivata all'ultimo,
Non mi ricordo più il numero, però era viola. Questa penso che c'è sempre un po' quelle basiche di matite di Kiko. Poi ho terminato la matita per sopracciglia di Essence. Questa è la 04 Blonde, se mi ricordo. Non riesco neanche più a toglierla. Ottima, mi ci trovo bene. La compro, ricompro questa di Essence o quella di Catrice. Comunque mi ci trovo bene con queste matitine per le sopracciglia. Ho terminato un mini mascara della Pupa. Era dentro in una confezione da qualche parte, l'avevo in borsa e quindi si è andato anche un po' a seccarsi, quindi ho deciso di buttarlo. Poi ho terminato una matita labbra, colorazione non si sa, matita per occhi e labbra, io direi più labbra perché è un rosso come potete vedere. Questa è della marca Yes Love, l'avevo presa dai cinesi, però mi è piaciuta. Completamente terminata, come potete vedere. Era un bel rosa fragola. Poi facevo un bel contorno labbra. Mi è piaciuta questa mascara. Poi ho terminato il correttore. Non so cosa potete vedere, vabbè. Di Shaka nella colorazione verde. Questo non so se mi è piaciuto o non mi è piaciuto. Lo metterei in... L'avevo acquistato col 30%, se non ricordo male, all'UVS, all'incirca sui 2 euro, 2-3 euro. Allora, si stendeva bene, copriva anche i brufoletti, però secondo me non durava proprio tutta la giornata. Durava 2 o 3 ore e poi tendeva a svanire. Quindi non penso di riacquistarlo. E poi ho terminato invece il fondotinta matte lunga tenuta di Bottega Verde. Questo l'ho anche tagliato per proprio prelevarlo tutto. Questa è la colorazione, io avevo preso la colorazione nude 30 ml. Questo non ho capito se c'è ancora o non c'è più e hanno fatto un'altra formulazione perché su alcuni cataloghi c'è, su altri non c'è, quindi non ho capito bene. Io l'avevo acquistato intorno ai 20 euro se non mi ricordo, faceva effetto matte, ha una copertura medio alta, si stendeva bene, non andava nelle pieghe, durava tutta la giornata. Buono come fondotinta, potrei anche riacquistarlo. Aveva anche una consistenza cremosa. Passiamo ai campioncini terminati. E ho terminato un campioncino del profumo, questo qua di Versace Stella. È la Drupe di C'est la vie est belle di Lancôme. Questo mi è stato dato sul sito di Farmanes con un ordine. Buono, però non rimaneva molto sul mio corpo. Non ho più la boccettina, diciamo, perché forse l'avevo in borsa e poi l'ho buttato, quindi ho tenuto la confezione questa. Buono, cioè buono, però non mi durava sulla pelle. Poi ho terminato una crema corpo della Amerigo, crema corpo per pelli delicate alle proteine del latte. Buona come crema, bella idratante, buona la profumazione delicata, sì, buona come profumazione, idratava bene la pelle, l'ho usata sulle gambe. Sapete che io le creme corpo non le uso tantissimo. Ho terminato una crema viso, cioè sempre, di Bottega Verde, questa è appena uscita, una linea nuova che ha fatto Bottega Verde. Questa è la crema viso appunto all'avena con 97% di ingredienti di origine naturale, crema viso pelli delicati o sensibili, idratante nutriente, lentiva. Vediamo se c'è scritto qualcos'altro. È senza parabeni, senza coloranti, senza edità, oli minerali, siliconi e tossilati, non so cosa sono.
Io avendo una pelle mista, grassa, la consiglio a chi ha la pelle secca, sensibile. Ops, mi è caduta. Appunto, come c'è scritto qua, perché è abbastanza ricca come crema. E poi ho terminato questa mini saponettina, sì, sapone, alle alghe. Questo mi era sempre stato dato in omaggio sul sito di Farmanes. Buono come sapone mani, l'ho usato per le mani principalmente, non seccava le mani, buono come facevo anche un leggero scrub perché le alghe si sentono. E niente, questo qua sono stati tutti i miei prodotti terminati del mese di gennaio. Se vi è piaciuto questo video e vi ha tenuto un po' di compagnia, vi ricordo di mettere un like. Se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi qua sotto, clic sul pulsante e attivate anche la campanella così vi arriva la notifica. Seguitemi su Instagram che qualche spoiler ve lo faccio sempre. Vi lascio il link diretto giù nell'info box. Noi ci vediamo al prossimo video che è uscito stralungo questo. Quindi noi ci vediamo al prossimo video. Vi mando un grosso bacione. Ciao a tutti!